Pino Praticò, responsabile della protezione civile alle Aquile qui di Gioia Tauro. Ogni anno si ripete la stessa cosa, stessa storia. Ogni anno ancora siamo all'inizio, sinceramente, quindi l'inverno non è arrivato, è arrivata soltanto una piccola tempesta d'acqua, però visto e considerato che le cose sono un pochino rimaste non tanto belle, noi abbiamo tenuto opportuno gratuitamente, sempre questo lo facciamo, abbiamo monitorato tutta la notte sia la zona fiume sia tutta la città, perché la prima acqua che arriva è quella più tremenda sicuramente. Che giorno è stato che è arrivato? Parliamo del giorno. No, io quello che mi ricordo sono stati quel giorno che c'è stata sia l'alluvione a Scilla e a Bagnara che si è interrotta l'autostrada, quindi è stata la notte scorsa e quindi era una tempesta di acqua. Cioè, eravamo in allerta, però non pensavamo che colpiva Gioia Tauro. Il fiume del letto, qua il fiume del tutto sporco, ecco. Nessuno interviene, nessuno. Visto che tra poco andremo a affrontare l'inverno. Sinceramente ci vuole che qualcuno si prenda una piccola responsabilità, non una grande, una piccola responsabilità. Qui ci sono dei cittadini che hanno vissuto la bellezza del primo novembre 2010, e lì c'è stata il 2 novembre, 1 e 2, la notte il 2 novembre dove c'è stata quell'alluvione grossissima. Forse ancora non hanno capito che cosa bisogna fare. Cioè, la cosa è prendetevi una piccola responsabilità, puliamo questo fiume in qualche maniera, puliamo, togliamo quello che è possibile, perché se arriva un'alluvione così grossa, arriva tantissima acqua, è difficile che sotto il ponte passano con tutte queste canne che si vedono in circolazione. Quindi almeno una piccola pulitura, non lo so chi sono i responsabili di questo, però diamo un appello alla Regione Calabria, all'amministrazione provinciale e vediamo sicuramente la nostra. Oggi città metropolitana. Oggi città metropolitana, purtroppo lo so, noi come Gioia Tauro siamo fuori e questo ringraziamo a tutti quelli che ci hanno reso questo omaggio, che come Gioia Tauro, una grandissima metropoli come Gioia Tauro, una grandissima che la città della Piana, più che altro siamo fuori in questo contesto di organizzazione, però non è giusto che siamo fuori, visto che c'è un porto così grande, una industria così grande, e un commercio così grosso qui a Gioia Tauro, dobbiamo essere fuori e dobbiamo patire queste disgrazie, perché poi quando arriva il peggio bisogna vedere chi dare la colpa. Quindi non aspettiamo a dare la colpa a qualcuno, anticipiamola. Ancora ci sono bellissime giornate. Anticipiamo adesso, facciamo qualcosa adesso sicuro e immediato. Poi le cose lasciano quello che lasciano, poi non oltre che ce la prendiamo con chi non ha fatto i lavori o chi sono i responsabili. Questa è una cosa che noi non ci tocca. Facciamolo prima, c'è questa emergenza, facciamolo. Se siete capaci di poterlo fare, agiamo subito. La gente è qui, non è che la gente del fiume può aspettare ogni volta e passare degli incubi, non dormire la notte, stare svegli, fanno a turno con i bambini, fanno a turno con gli anziani, perché se si ripete quello del 2010 devono scappare tutti. Perché dobbiamo vivere questa emergenza? Una cosa che si può fare. Il terremoto no, perché il terremoto è una cosa che arriva all'improvviso e quindi lì ci troviamo veramente tutti quanti incapaci, ma questa è una cosa che si può organizzare prima. L'alluvione, il fiume che può esondare, è una cosa che si può organizzare prima. Organizziamoci, signori, organizziamoci, e quando vi sedete nei tavoli delle trattative, invece di parlare di tante belle cose, parliamo delle cose che sono concrete, le cose per farle subito e immediate. Non aspettiamo che succeda il peggio. Posso dire che siamo in pericolo, come è stato tanti anni fa, e non possiamo stare più così. Avete paura? Molta, molta. Le case le abbiamo perse, mio padre lì non ha avuto più niente, mio fratello, tutti i miei zii, perché qua siamo quasi tutti una famiglia, però, e non ci hanno ripagato di niente. E adesso stiamo la notte non si dorme, stiamo sui balconi quando c'è maltempo, perché pensiamo che arrivi l'acqua, l'inonda di nuovo e ci spazza via di nuovo. Abbiamo paura, molta paura. Tutto Adesso il letto del fiume è tutto sporco, perché nessuno. sporco, stiamo lottando, ma dice che è della regione, però dovrebbero prendere provvedimenti prima che succeda come è successo al nord, con le persone che muoiono. Avete un comitato qui? Sì, abbiamo il comitato fiume, quartiere fiume. Adesso li ho visti andare giù, il comitato, non so se perché c'erano anche i carabinieri, ci danno aiuto, però non è che noi abbiamo bisogno di molto aiuto dal governo. L'altra sera è stato monitorato dalle forze, diciamo, della Protezione Civile. Sì, tanto.
perché era abbastanza pieno. Non arrivava all'orlo, ma era abbastanza pieno e c'era paura, tanta paura.